Ogni anno a fine agosto la chiesa madre di Linguagrossa si indora di luci e si colora di fiori. Attende lui, il patrono cittadino Sant'Egidio Abate. L'evento e il programma sono stati presentati in conferenza stampa a Linguagrossa presso la sala consiliare del comune. A Linguagrossa il culto del santo è legato alla protezione della città da lava e terremoti causati dall'Etna. È venerato come patrono dei lebbrosi, degli storpi e dei tessitori. In alcune zone d'Europa, dove il culto è davvero notevole, la figura del santo è anche legata alla protezione dei bambini. È un momento di emozione importante. Le festività di Sant'Egidio Abate rappresentano per Linguagrossa un avvenimento importante ogni anno e quest'anno è particolarmente sentita la festa perché dopo i 2 anni di pandemia torna ad esserci la processione del simulacro di Sant'Egidio, del Fercolo, che rappresenta senza dubbio il momento più coinvolgente della festività di Sant'Egidio Abate. E poi c'è il cartellone degli spettacoli, degli eventi esterni e culturali che anche quest'anno, così come negli anni precedenti, è ricco di manifestazioni, di appuntamenti che vanno dal teatro alla musica con i vulcani e anche a serate che sono organizzate dalle associazioni locali. Sant'Egidio rappresenta le nostre radici, è un comune denominatore per i linguaglossesi, non è solo una questione religiosa, ma è un modo, un elemento ulteriore per sentirsi parte di questa comunità che è Linguaglossa. Credo che avvenga un po' in ogni paese che ci sia questo attaccamento al patrono. Per quel che riguarda Linguaglossa, sicuramente un elemento che ci caratterizza è anche la devozione al patrono Sant'Egidio.